Però è una bella giornata oggi, mi piace. Quando c'è sole, anche se fa un po' frescolino, viene fuori bene, ma quando piove ti vengono i nervi. Andiamo praticamente come se fosse una diretta. Siamo qui in pieno centro a Milano. Siamo a Milano. Come fosse una diretta, andiamo a San Bernardino, alle Ossa, dove c'è l'ossario di Milano. Ecco, amici, via San Bernardino. Benissimo. Questo è l'ingresso. Mauri, pronto? Pronto. Siamo pronti? Pronti. E possiamo riprenderci in maniera che il nostro viso... Sì, io stavo riprendendo l'ingresso della chiesa e qui c'è tutto. Salve a tutti, cari amici. Riprendimi pure. E niente, siamo qui a Milano. Stai riprendendo? Sì, sto riprendendo però la parte... Riprendimi pure a me. Bene, sono qui, ci stiamo riprendendo l'un con l'altro. Benissimo, niente, adesso cercheremo di entrare dentro e... Entriamo a San Bernardino alle Ossa, circospezioni, che è l'ossario di Milano. Ecco qua. Ecco qua, dai. Entriamo, Mauri. Entriamo. San Bernardino, eccolo. Sì, io l'ho già segnato lì, ho già... Vedi? E poi no, anche il santo. Dov'è? Ah, ecco San lì. Bernardino. Sì, ecco, quello lì. Dai, entriamo. Perfetto, dentro, adesso Mauri. Spengo? Come fosse, no, come se fosse una diretta. Riprendi, che poi è tagliato lì, eh? Così, bene. L'ossario è di qua. Andiamo subito all'ossario. Benissimo. Siamo qui a San Bernardino alle Ossa, una chiesa di Milano che contiene praticamente le ossa dei morti di peste del 1500 del vicino ospedale che era un lazzaretto. Lazzaretto da Lazzaro. Lazzaro praticamente quello che aiutò il poveretto per la strada. Quindi i malati di peste poi che morivano lo mettevano qua. C'era un'arte praticamente di far sgocciolare i corpi e tenere gli scheletri. Quindi praticamente veniva messo qua, purtroppo nel 1500 a Milano c'era la peste bubbonica e la peste bubbonica veniva data dalla zecca. La zecca era un insetto, oggi meno male che è raro, era un insetto che praticamente pungendo però portava la peste, trasmetteva da uomo a uomo la peste. Non si sapeva questo e... La zecca c'era un po' dappertutto, d'altronde ai tempi si dormiva neanche nei cuscini così, nei materassi, si dormiva sulla paglia nel 1500. La zecca ce n'era molte purtroppo di questi insetti e si prendeva la peste bubbonica. Tantissimi sono finiti, addirittura si calcola che in alcune zone prese dalla peste bubbonica 7 persone su 10 non ce la facevano a superarla. E praticamente i lazzaretti erano gli ospedali dei tempi, però gli ospedali dei tempi avevano dei fossati con l'acqua che stagnava proprio per evitare che gli appestati potessero fuggire. Però proprio in questi fossati si riproducevano bene le zecche, perché poi le zecche si riproducono nell'acqua, quindi ancora di più poi si poteva prendere la peste. Magari chi non la prendeva, per esempio i medici, avevano delle controindicazioni, delle pomate di aromi o anche una specie di naso lungo, mettevano una maschera addosso con un naso lungo, veramente così, come se fosse un corvo, diciamo, pieno di erbe, di aromi, perché pensavano che quindi la malattia potesse trasmettersi, la peste bubbonica, tramite le vie respiratorie e quindi per questo portavano questi aromi. Non si ammalavano perché in realtà questi aromi facevano in modo di allontanare le zecche. Quindi tutti questi aromi che potevano essere lavanda, potevano essere fiori di campo, così,
allontanavano le zecche, per questo certe persone non si ammalavano. Chi conosceva l'arte, tutte queste cose, non si ammalava. O anche le pomate profumate, teneva lontane le zecche, perché non si sapeva che era la zecca che portava la peste. Tantissime persone sono finite e tantissime di loro di Milano sono qui a San Bernardino alle Ossa. Sono qui. In pratica, poi metto tutto lì, Mauro, in pratica, quindi, oggi è il 13 gennaio 2018, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, e siamo qui a San Bernardino alle Ossa. San Bernardino, con il fedele Gelmini. Continuiamo la nostra avventura. La nostra avventura, certo. E aspettiamo, aspetta un attimo, l'ultimo discorso. Ah sì. Aspetta che non sta fermo. Ho lì, avuto modo di dire nel video di Mauri, e mi sembra doveroso ripeterlo, non siamo chiaramente qua per farvi vedere quello che è in realtà la morte, ma per farvi riscoprire i valori della vita. Sinceramente, chi viene qui e come voi cari amici che ci seguite, potete sapere bene cosa si riscopre qui, i valori della vita. È vero che è così, cioè comprendendo la morte, vedendo la morte, si riescono a riscoprire i valori della vita. Cosa nella vita veramente vale e cosa è futile, inutile. Cosa non è necessario? Ecco che noi dobbiamo riscoprire i valori della vita. A volte per riscoprire i valori della vita è necessario vedere ciò che è la morte. Naturalmente crediamo in un al di là, in qualcosa di là, quindi la vita che continua nell'al di là, però chiaramente nell'al di qua dobbiamo, qui sulla terra, qui dove viviamo, ok, dobbiamo riscoprire i valori della vita. Vedendo la morte così terribile, così atroce si potrebbe sembrare, però è necessario talvolta, perché vedendo la morte riscopriamo i valori della vita. E qua siamo venuti, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, 13 gennaio 2018, un sabato, siamo venuti per riscoprire i valori della vita. Vedere la morte per riscoprire i valori della vita. Allora, sì, faccio un po' di panoramica. Un po' di panoramica, concludiamo questo video e salutiamo. E diciamo, Mauri, seguiteci, iscrivetevi. Seguiteci e... ah, certo. Benissimo, faccio vedere un po'. Panoramica su. Sì, Mauri, faccio vedere tutto. L'affresco centrale. Partiamo allora. Questo è l'affresco centrale, cari amici. La cupola sopra, c'è un affresco, naturalmente fa vedere il paradiso, le gioie del paradiso, l'aldilà. Poi chiaramente abbiamo qui una croce a forma di teschi, qui continua la stanza, qui abbiamo la Madonna addolorata con Gesù, sì che, allora qui, e qui continua una serie di teschi, di parti di ossa,
E poi ancora da questo lato, teschi, ossa, disposte in maniera anche artistica, quindi una disposizione artistica della morte per la vita, per i valori della vita, ovviamente. Bene che abbiamo tanti anche turisti che vengono a vedere l'ossario di Milano, e però è aperto dal lunedì al sabato. Dovete sapere, la domenica è chiuso attualmente. Qui appunto la Madonna Addolorata con Gesù deposto dalla croce, quindi in quel momento Gesù deposto dalla croce, e quindi la morte, però per la risurrezione, quindi anche la risurrezione anche della carne, ma anche dello spirito, l'anima che non muore mai, l'anima eterna. E qui per comprendere i valori della vita, eh? Il paradiso, ok, benissimo, e comprendere tramite la morte i valori della vita. Benissimo. Sì, sì. Se vado, ecco qua. Bene Mauri. Sì, io saluto. Salutiamo. Magari saluto io. Ecco, saluta tu che io intanto qui. Bene, ciao mantena. Cari amici. Però guarda che la passano. Siamo pieni di turisti. Che se ti metto in luce. Cari amici, sennò... dall'ossario di Milano, 13 gennaio 2018, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. Okay, youtuber Mauri. Ciao. Alla prossima. Ciao cari amici, alla prossima. Seguiteci, iscrivetevi. Posto. Benissimo cari amici, noi continuiamo il nostro tour, il nostro giro turistico per Milano, e allora quindi abbiamo Piazza Fontana per darvi le indicazioni. Piazza Fontana, lì è il Duomo, e qui si può anche zoomare volendo. Se vuoi zoomo, perché tu mi hai detto di non farlo, comunque là c'è il Duomo. Poi torna normale, scacci di nuovo. Ecco, sì, è già fatto. E quindi, cari amici, per darvi un'indicazione, di là il Duomo, qua Piazza Fontana e San Bernardino alle Ossa, la troviamo esattamente poco oltre in quella direzione. Sì, qua e poi dove ci sono i vigili urbani, per intenderci. Di là c'è i vigili di lì, c'è il, sì, è tutta la parte del comune di Milano, e di qua San Bernardino alle Ossa. Qua è sempre solito rumore. Siamo adesso sempre al 13 gennaio 2018 a San Giovanni in Conca, Piazza Missori a Milano. E scendiamo per andare a vedere la cripta di Milano, bellissima. Bene cari amici, scendiamo per vedere la cripta. Eccoci qua. Qui è l'ingresso. L'ingresso. Oh, attento, perché... E questa è la Milano antica. Vediamo, Mauri, se vedi da di là, ma tanto si vede anche meglio. Qui ci sono degli antichi resti di basi di capitelli. E anche qui... E poi continuando
antichi resti di capitelli, cerca di dare una prospettiva anche vedendolo da di là, da di là. È come se fosse in 3D, infatti, dare anche una prospettiva 3D, anche da più lontano. Ma che roba, molto bello. Qua, adesso aspetta che... E poi anche quest'altro, dei capitelli come se fosse in prospettiva, anche da più lontano. E poi varie parti, le volte, molto belle, le volte della cripta, molto belle. Poi continuando, guarda che ecco qui le basi dell'antica chiesa, con le parti dell'antica chiesa. Abbiamo alcune mauri da lì, le vecchie colonne con la base dell'antica chiesa. Fanno ogni tanto delle righe. Ah beh, comunque le vecchie colonne con la base dell'antica chiesa, hai visto Mauri? Ho visto. Bello, eh? Qui c'è tutta la storia. Cioè, e poi anche di qua. Fondamenta. Questa le vecchie fondamenta, sì. Poi c'è la storia. Le vecchie colonne. È il Tempio Valdese. Sì. È stata portata al Tempio Valdese. Sì, era anche una chiesa valdese. Noi prendiamo tutto quanto ciò che fa parte... Adesso ci del nostro magari, vivere. Comunque c'è anche l'acquedotto lì, lo sì, scalo. Sì, anche la parte lì di molto sotto. Interessante. Sì, sì. Questa era la parte. Allora. Questa è la parte praticamente degli scavi dell'acquedotto. Degli scavi dove c'era lo scolo delle acque della cripta. Siccome la cripta era costruita su un terreno acquitrinoso, lo scolo delle acque era di qua. Proprio bello, eh? Quindi, Mauri, allora, bene, e quindi lo scolo delle acque di qua, e poi quindi tutta la cripta, la zona... Poi anche questo ferro battuto antichissimo, questo è battuto a mano questo ferro, eh? Le feritoie come si diceva una volta. E questa quindi la parte di San Giovanni in Conca, della chiesa di San Giovanni in Conca. Quindi adesso continuiamo mano a mano a Milano e tutto quanto che vi faremo vedere. Gennaro Gelmini, il 13 gennaio 2018, assieme a YouTuber Mauri. Interessante questo giro che è un po' turistico, un diciamo. Tour per Milano non è proprio d'Urbez, diciamo che è più turistico, è un però tour. Comunque ci piace far vedere anche cose che a molti che non vivono qui potrebbero, se passano a Milano, visitare. Benissimo, 13 gennaio 2018, YouTuber Mauri, Gennaro Gelmini, a dopo. Ciao ciao. E adesso Piazza Sant'Ambrogio, cari amici, andiamo a quella colonna lì. E cari amici, benvenuti finalmente alla colonna di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, ai tempi però ancora dei pagani, quindi i primi tempi
della cultura cristiana, venne a Milano da Roma, era appunto un porporato, lui vestiva di rosso e venne a fare il vescovo a Milano. Naturalmente c'era la cultura pagana, la civiltà pagana, che venerava anche come divinità il toro, che poi il toro lo seguitava anche a divinità pagane. Quindi cosa succede? Che chiaramente quando Sant'Ambrogio arriva a Milano ha di contro... signora, sto facendo il video, scusi tanto, la colonna di Sant'Ambrogio. Mi chiedono informazioni, però stiamo facendo il video. Allora, praticamente quando Sant'Ambrogio viene a Milano a fare il vescovo, chiaramente ha contro la cultura naturalmente del pagana, e quelli venerano il toro, quindi qua in questa zona si venerava il toro. Arriva Sant'Ambrogio e dice: no, venerate Gesù. Chiaramente succede un battibecco terribile, gli scagliano, poi la cultura cristiana lo reputa come il diavolo, in realtà gli scagliano contro un toro. Il toro naturalmente viene attratto dal rosso porpora di Sant'Ambrogio. Il toro è attratto dal rosso. Quindi carica contro Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio però sta vicino a questa colonna. Arriva il toro e naturalmente cosa fa Sant'Ambrogio? All'ultimo schiva e il toro entra e si scaglia contro e si schiaccica contro, purtroppo. Perché poi si sono fatti i buchi? Perché la colonna ha venature. Fai vedere, Mauri, le venature. La colonna ha venature, quindi in realtà è una colonna molto resistente che però in alcuni punti si fessura con facilità. Fessurandosi con facilità anche delle semplici colonne di toro spaccano la roccia, perché va proprio nelle fessure. Della roccia, quindi in realtà la roccia si spacca, ha un urto violento che è anche appunto quello di una testa di toro, di un toro che cavalca, un toro che naturalmente viene attratto dal rosso porpora della tunica di Sant'Ambrogio. Quindi dopo questo miracolo, considerato appunto miracolo perché Sant'Ambrogio si salva da questo dio pagano sotto forma di toro che si scaglia contro, e Sant'Ambrogio quindi viene a fare il vescovo di Milano, ed ecco che la cristianità parte da qui a Milano. Benissimo, facciamo vedere un po', questa è la colonna con le corna del diavolo conficcate e la colonna fino al capitello sopra, vedete? Benissimo. Beh, direi che... Bene, Mauri. No, devo dire... mica male, eh? No, mica male, è stato un bel... Vieni pure qua la colonna. È stato un bel giro culturale. Un bel giro culturale di Milano. Della Milano che naturalmente magari nessuno conosce, e di conseguenza... Adesso andremo avanti, ci fermiamo qui alle colonne di Sant'Ambrogio, quella del diavolo con i due buchi del toro, che in realtà era una cornata di toro, e niente, continuiamo il nostro tour. Oggi è il 13 gennaio 2018, da YouTuber Mauri, YouTuber e Gennaro Mauri Gelmini, e Gennaro Gelmini, si continua, cari amici. Cari amici, benvenuti a questo punto anche al chiostro di Sant'Ambrogio. Chiostro di Sant'Ambrogio, quindi troviamo un colonnato, un'apertura centrale e con delle belle colonne. Mauri, fai un po' la panoramica dappertutto, anche a far vedere sopra fino al cielo, così viene bene. E anche la parte alta e
Ebbene, siamo qui al chiostro di Sant'Ambrogio, è stata una bellissima giornata, noi mano a mano continuiamo, elaboriamo tutti i filmati e a questo punto veramente abbiamo visto un po' la Milano che non tutti conoscevano, anzi pochi conoscevano in effetti, perché Milano è conosciuta come la città del lavoro, aspettate, era conosciuta come la città del lavoro perché adesso il lavoro è in calo dappertutto. E quindi magari delle cose artistiche fuggivano di mano, no? E invece ecco le riprese oggi. Ebbene, quindi abbiamo avuto modo di prendere il chiostro. Magari faccio una panoramica. Ecco, cari amici, Sant'Ambrogio. Ebbene Mauri, siamo venuti anche qui al chiostro. Siamo qui al chiostro, stiamo riprendendo l'ultima parte della nostra gita turistica e Urbez anche no, e nella Milano che magari nessuno conosce molto bene e che noi ci premeva di far conoscere, così chi viene a Milano di voi che vive fuori magari potrà trovare tutte queste cose e visitarle, quindi saranno interessanti. Ci sono anche tante altre cose da visitare a Milano, non ce n'abbiamo il tempo perché le chiese sono tantissime, i posti sono tantissimi, però i principali in centro siamo venuti a visitarli e speriamo di aver portato un apporto anche interessante, anche diciamo culturale non indifferente. Quindi niente, da YouTuber da Mauri, YouTuber Mauri. 13 gennaio del 2018, e YouTuber Mauri e da Gennaro Gelmini. Benissimo, alla prossima, magari mettiamoci lì e salutiamo se va ancora. Ecco, l'appoggiamo qua. Siamo e facciamo un rapido saluto da qua. E cari amici, da Gennaro Giannini e YouTuber Mauri, 13 gennaio 2018, abbiamo fatto vedere un bel lato di Milano. E adesso continueremo, benissimo, a farvi vedere tutto ciò che c'è di bello, di caratteristico, no? Di misterioso, come è piacevole vedere, anche incredibile, più che altro incredibile vedere, faremo vedere, benissimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, iscrivetevi, mettete un like, abbiamo fatto tante fette che ne valeva la pena. Gennaro Giannini, YouTuber Mauri. Ciao, ciao a tutti. Cosa devo fare? Cari amici e monaci, tanto dei monaci che sicuramente ci porteranno bene. Penso proprio di sì. E qua tutto il tesoro di Sant'Ambrogio. Qua, questa parte qua, i nostri monaci, 5 monaci, e appunto statue di 5 monaci piagnoni di marmo di Candoglio, dipinto colori, arte borgognona, secolo XV. Qua. Poi abbiamo vari presepi. Anche qua abbiamo vari presepi. Benissimo. Io e Mauri.
Ecco, questa è una statua della Madonna, tipo stile praticamente lombardo, arte lombarda. Ah, il piccione arriva adesso, il piccione arriva. Questa è la chiesa, ecco, su via Torino a Milano, dove è stato autorizzato il culto cristiano nel 313 d.C. e poi successivamente nel 333 d.C. il culto cristiano diventa l'unico culto autorizzato della Roma, dell'impero romano. E nel 313 in ciò che era questo palazzo, che adesso è una chiesa, fu autorizzato il culto cristiano. Questa lapide commemorativa, guardate pure, fa vedere che è stato autorizzato il culto cristiano qui a Milano nel 313 d.C. Benissimo, cari amici, Gennaro Gelmini e Vicky Bermauri stanno chiudendo, ma ne valeva la pena fare il video anche qua. Vedete? Addirittura l'editto di Milano. L'editto di Milano del 313 venne fatto assolutamente qui. E cari amici, siamo riusciti anche a trovare il Palazzo della Borsa di Milano, quindi abbiamo la Borsa di Milano dove si conducono gli affari di borsa, quindi la Borsa Valori, i titoli SPA, società per azioni, e siamo anche qui in questa zona, quindi anche certe parti economiche della civiltà moderna, diciamo così. Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. Continuiamo e facciamo vedere la nostra scuola. Continuiamo a far vedere. Ecco il Palazzo della Borsa. Mauri, tieni la borsa, non si sta mai. La borsa mia, perché se la lascio incustodita per Milano. È incredibile, eh? Allora, vedete, cari amici, borsa, magari proviamo ad andare, sì, al traffico, bisogna stare attenti, però vi faccio vedere, vedete l'uscita, vedete, e riusciamo a vedere la borsa, ecco. Però è una bella giornata oggi, mi piace. Quando c'è sole, anche se fa un po' frescolino, viene fuori bene, ma quando piove ti danno i nervi.